l'inquadratura, oggi un altro What Eat in a Day, e sto per andarmi a preparare un cappuccino con la mia macchinetta della Nescafè, questa qua, il pinguino, Krups, non mi ricordo come si chiama. Le cialde sono queste, ve le faccio vedere, viene un cappuccino molto buono, almeno a me piace, mi sono abituata talmente a questo che a volte quelli del bar li sento troppo fuori. Metto prima il caffè, però se non lo accendiamo non funziona, questa è la mattina. Dobbiamo aspettare che la lucina diventa verde, perché se nello schermo non si vede che è rossa, sembra quasi bianca. Intanto vi dico che il tempo oggi è veramente schifoso, ma tanto io siamo soli oggi è domenica, io e la bimba siamo soli a casa, mio marito lavora e per di più la bimba c'ha ancora la tosse, quindi stiamo in casa. Allora, verde. Ok, allora, questa è quella manuale, quindi nel senso bisogna stopparla noi, quindi io stoppo la quantità di caffè che mi va. Poi si mette la cialdina dove c'è dentro la polvere di latte. Poi, insieme al mio cappuccino, andrò a mangiarmi, mi è rimasta questa fetta di torta che ho fatto anche la video ricetta, la torta di carote. Vi dico già che è molto buona, le mandorle, perché è fatta anche con la farina di mandorle, ovviamente la farina di mandorle un pochino si sente, per cui se non siete amanti delle mandorle magari non vi piacerà. Comunque chi cerca questa torta già troverà negli ingredienti la farina di mandorle, quindi si decide di farle perché in teoria mi piace. Comunque diciamo i primi morsi si sente un po' la farina di mandorle, poi dopo in realtà forse la bocca si abitua, non lo so, non si sente più, per cui ve la consiglio. Ora, come dicevo in quel video, io stamattina, visto che la mangio per colazione, non la mangio tutta perché è una fettona grande e non è presto, diciamo che è abbastanza tardi, sono le 10 passate, quindi ne andrò a mangiare metà, aprirla così, voilà, e di metterci un cucchiaino di marmellata. Ora io ho aperto questa qua alla ciliegia, quindi allora dico la verità, se avessi in casa la Nutella ci avrei messo quella, perché secondo me deve essere buonissima, ma siccome che la Nutella si sa quando è in casa poi uno picchia sempre lì, io non la compro mai, la compro se proprio devo fare un dolce, qualcosa insomma che mi serve la Nutella, se no di norma in casa mia non c'è. E voilà, cappuccio e tortina stamattina, wow, di lusso. All'ora della merenda, come avete potuto vedere dal pranzo, quindi oggi ho mangiato abbastanza, perché avete visto non ho parlato nel video perché ero a pranzo da mia sorella, quindi insomma semplicemente vi ho fatto vedere cosa ho mangiato, al massimo vi scrivo cosa ho mangiato. Comunque c'erano degli gnocchi fatti in casa da mia sorella, buonissimi, con un sugo fatto sempre da lei, graula napoletana, quindi con le rosticciane dentro, e provola e mozzarella mi sembra. E poi c'era un bel arrosto di tacchino farcito con fontina e prosciutto cotto. E poi io ho portato le patate al forno. Poi io ho portato dei biscottini che ai miei nipotini piacciono da morire, che sono i canestrelli che faccio io in casa. E vi metto anche il link della ricetta, una ricetta che ho fatto qualche anno fa,
quindi per chi di voi si è appena iscritto e non l'ha vista, ve la metto così andate a vedere, sono buonissimi. Quindi, ora scusate se parlo piano, ma la bimba sta dormendo, quindi non vorrei svegliarla. Nulla, quindi appunto per merenda ovviamente non ho fame, perché ho fatto il classico pranzo pasquale, sì, in un certo senso sì, comunque il classico pranzo domenicale. E quindi adesso ci sta un tè semplice con limone e un cucchiaino di miele. E niente, il tempo fuori è sempre brutto, ma tanto io, come vi dicevo stamattina, sto a casa. E nulla, quindi aspettiamo che finisce la giornata e che rientra il marito. Ci vediamo più tardi per la cena, che vi anticipo già, ovviamente sarà una cena comunque abbastanza leggera. Ciao amore! Allora, siamo giunti al momento della cena. Come potete vedere, io ho già praticamente grigliato sulla mia piastra il petto di pollo e ho già messo nelle due ciotoline l'insalata. Praticamente andrò a fare una sorta di Caesar salad. Quindi vado a prendere la carne con la forchetta, perché brucia, l'ho appena cotta, e poi con una forbice la vado a tagliare così a pezzettini sopra. L'ho tagliata tutta, ho fatto due fettine in una e due fettine nell'altra ciotolina. Adesso ci vado a mettere, ho delle scagliette di parmigiano, ne vado a mettere così un pochino qui e un pochino di là. Possiamo anche farlo un pochino più piccolo. Se non avete le scagliette di parmigiano, va bene anche direttamente il parmigiano già grattugiato, proprio una spolveratina, mi piace anche così. Poi ci vado a mettere questi crostini qua che ho in casa del Conan, comunque dei crostini. C'è una manciatina qui e una manciatina di qua. Allora, visto che sono pochissimi, perché comunque di qua per esempio non ce n'è quasi per nulla perché erano finiti, ho preso semplicemente una fetta biscottata della colazione classica e ce la vado a mettere qualche pezzettino proprio piccolino, una cosa che non ci avevo mai pensato, però in realtà in casa se uno ce li ha, perché no? Vedete qua e qua, però sono pronta per condirla. Allora, io ci do prima di condirla una mescolata, così diciamo amalgamo già tutti gli ingredienti. Poi ci vado a mettere un po' di sale, un pochino di olio e gli do una girata. Ok, poi adesso ci vado a mettere la salsa Caesar. Io ora ho questa qua della Heinz, che tra l'altro è la prima volta che la prendo, spero sia buona, perché di solito io prendo quella della marca, mi sembra Lovely, qualcosa del genere, quella del vetro comunque. E allora, se uno vuole può direttamente mettere questa, la salsa, senza mettere l'olio. Io però un pochino ce lo metto perché mi aiuta meglio a far legare la salsa, semplicemente. Poi sono gusti, eh. Vado semplicemente a girare, poi io la lascerò nella mia ciotolina perché le ho fatte appunto già una porzione. Così ce la mangiamo tranquilli e beati, ognuno per conto proprio. E nulla, questa è la mia cenetta, abbastanza leggera, comunque sia, ci sono tutti i nutrimenti, però rimane comunque leggera, non è una cosa pesante vista la giornata. Nulla, poi mangerò come al solito la frutta, che non vedete mai nei video, ma perché non sto a riaccendere la telecamera per farvi vedere che mangio una mela, una banana, insomma. La frutta la mangio sempre, a ogni pasto, come ho già detto. E nulla, poi stasera sicuramente mi andrò a dormire, però sicuramente un'altra tisana, quindi lascio anche questo passaggio perché poi più o meno sono sempre le stesse cose. Quindi vi dico già grazie di aver visto il video, noi ci vediamo al prossimo, ciao!